Amici belli del canale, buonasera dal vostro Lino Juventus, che quando si perde qualcuno pensa che i video non si fanno, quei video si fanno se si vince, se si perde, si pare, specialmente se si perdono le amichevoli. E allora, partita di oggi, Atletico Madrid ci ha massacrato sia sul piano atletico, soprattutto sul piano atletico, perché io come dico sempre, all'estero fanno tutt'altro tipo di preparazione, è inutile prenderci in giro, squadre inglesi, squadre spagnole, anche in Germania stessa fanno tutt'altro tipo di preparazione, ma non è una questione di allenatore, è proprio una questione di mentalità. In Italia si allenano leggeri, fanno Torello, i tiri da calcio d'angolo, ridono, scherzano, è la verità e lo vediamo in tutti i club d'Italia. Quindi, infatti, ci sta che poi ieri anche l'Inter va a fare l'amichevole con Villarreal, stessa cosa, o che ne ha fatti due, ma ne ha presi quattro. Ma atleticamente, il Villarreal era un altro passo. Quindi, dobbiamo tornare ai tempi di una volta. Il calcio italiano, purtroppo, per business. Si sta rovinando da solo perché vuole fare questi tournée in America, vuole fare questi amichevoli di lusso per incassare. Dobbiamo tornare come i tempi di prima. L'ho detto ieri nel video. Prima la Juve si allenava in Val d'Aosta, faceva il ritiro a Châtillon e faceva le amichevoli di grado in grado con la squadra di Serie D, poi faceva il trofeo team, il trofeo Berlusconi. C'era secondo me anche una migliore preparazione. Mo' che tu devi fare questi tournée in America, là, tutto. 50 ore di viaggio, poi tornare amichevole con l'Atletico Madrid, cioè, ma che serve? Vedi, il Milan è l'unica società che secondo me in Italia lavora bene perché va a fare le amichevole con la Cremonese, Vicenza, cioè, amichevole, soprattutto prima del campionato, amichevole che non ti devi stressare più di tanto, anche se nonostante tutto ieri ha avuto due infortuni gravi, specialmente quello di Tonali, quindi è inutile fare queste amichevole, ma il problema sai qual è? Non è l'amichevole che tu perdi, perché c'è il tifoso medio, il tifoso coglione che poi adesso criticherà, mamma mia, stasera, poi soprattutto dopo questo 4-0, che dà peso a queste partite. Io dico che le partite contano da lunedì, da dove tra l'altro non le chiacchiere, biglietto e sarò presente in Curva Sud, finalmente dopo 3 anni torniamo, sarò presente in Juventus Sassuolo, con orgoglio sarò presente, quindi le partite per me contano da lunedì. Resto adesso, oggi è tutta partite per far parlare alla gente e parliamo. È giusto che parlano perché comunque è stata una brutta partita. Ma proprio atleticamente siamo zero rispetto a quelli là. Magari se tu facevi l'amichevole con una squadra del tuo campionato avresti vinto 2-3-0 e si parlava grande Juve. Invece, non male, hai perso 4-0. Hai preso come ieri, ripeto, anche l'Inter. E parlano, c'è lo sfottò, come si parla. Ma no, vabbè, è giusto così. Il calcio è bello per questo. Le partite cominciano da lunedì e da lunedì cominceranno ad avere un peso. Innanzitutto Kostic, credo nella giornata di domani si chiude l'affare Kostic, arriverà un altro giocatore, quindi una Juve che si andrà a completare, perché è una Juve che si andrà a completare, perché minimo altri 2-3 giocatori alla Juve arriveranno, questo lo do per certo, quindi Juve ancora in rodaggio, ancora in costruzione, che ripeto, cominceremo a dare peso dalle partite dal 15 agosto in poi, quindi però quando perdi queste partite è sempre brutto perché. Ma non perché tu sai che un'amichevole è una partita che non conta un cazzo, però perché la gente parlerà, come io ieri ho scritto il post sull'Inter, e non male, perché l'amichevole, soprattutto quando perdi così, poi ci saranno gli sfottò e pipa, ma soprattutto gli juventini, ma io non mi preoccupo di quello che dicono gli anti-juventini, ma gli juventini stessi, perché oggi avranno tanto da dire, allegri, ormai lo sappiamo, no? Quindi io ho detto, e lo ripeto, quest'anno sarò il primo a criticare Allegri se la Juve non porterà risultati, ve l'ho detto, quindi. Però io aspetto le partite che contano, aspetto che la squadra venga completata e poi daremo dei giudizi. Però, ripeto, secondo me bisogna tornare a fare le amichevoli, i ritiri come si facevano anni fa. In Italia, si rimane in Italia e tant'altro. Perché per me tutte queste cose di andare in America, andare là, cioè che poi oggi sta amichevole la devono giocare a Tel Aviv, cioè, paese dei terrori, ma che è, sti amiche, l'avevi annullata, bah, no, la senza giocare là, Vinova, a porte chiuse, alla Condinassa, là, a porte chiuse, perché non la potevi giocare allo stadium, ma aprivi e facevi gratis, facevi ingresso gratis, sai che festa sarebbe stato, oppure 5 euro il biglietto alla biglietteria, no, a porte chiuse alla Condinassa, cioè. Ma boh, lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, vi ripeto, la cosa che conta è che lunedì io ritorno allo stadio, quindi chi di voi è in Curva Sud, lunedì ci possiamo incontrare, quello che può, e si torna a parlare di calcio serio da lunedì. Oggi è carne al fuoco per chi ha sempre criticato, quindi figuriamoci stasera. E vabbè, facciamoli divertire. Nel frattempo vi mando un abbraccio, una buona serata e sempre fino alla fine.